appena sul Consiglio per non far morire quella proposta. Grazie, onorevole Gentile, un minuto. Presidente, commissario, la ricerca, l'innovazione e la nuova e buona economia si incrociano per raggiungere un obiettivo qualificante, quello di un'Europa che rimette al centro le persone e i loro diritti. Pensare a modelli di valutazione che semplificano le procedure significa guadagnare tempo e qualità, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, garantendo esiti della stessa fondati sulla condivisione dei percorsi dentro una griglia di parametri di qualità, avendo appunto a disposizione un bouquet di buone prassi riconosciute come tali. L'autorizzazione centralizzata dunque è l'obiettivo di questa proposta, che incontra la domanda di qualità, che migliora la performance complessiva dei percorsi di ricerca e di sperimentazione clinica e che contribuisce a rendere compatibile l'obiettivo di sostenibilità dei costi dei sistemi sanitari con l'efficacia delle cure, rendendo accessibili tecnologie e farmaci destinati alla diagnosi e alla cura anche di patologie complesse e rare che mettono a dura prova sistemi sanitari, pazienti e famiglie. Ha facoltà l'onorevole Faria, 1:30. Grazie Presidente, caro Commissario. Un'adeguata HTA può essere sicuramente la scoperta per un avanzo della tecnologia, un progresso della tecnologia. Questo può andare a vantaggio dei cittadini.